La commemorazione dei defunti e la ricorrenza di ogni santi saranno accompagnate da attività e momenti quanto mai importanti organizzate dall'amministrazione comunale di Nocera Inferiore. Gli assessori Pagliara e Ugolino espongono il programma di manifestazioni che si terranno nella giornata del 2 di novembre all'interno del cimitero comunale. Corone di alloro per i caduti per la patria e momenti di preghiera da vivere all'interno della Chiesa. Non mancherà assolutamente personale di assistenza per quanti hanno necessità. Inoltre i due assessori hanno anche annunciato la presenza per le strade della città di navette che trasporteranno i cittadini in maniera gratuita fino al cimitero medesimo. Le navette partiranno da Piazza Ferrovia e attraverseranno le strade del centro e della periferia per evitare a quanti lo desiderano di utilizzare l'automobile. Sarà un servizio navetta? Navetta, sì, assolutamente sì, abbiamo istituito questo servizio, ci saranno due linee, la linea A e la linea B, che partiranno dalla stazione ferroviaria e gireranno un po' per tutta la città, sia per il centro sia la periferia. Partiranno dalle 7 di mattina alle 19 di sera. In maniera assolutamente gratuita? Assolutamente sì, assolutamente gratuita. Noi come tutti gli anni faremo una cerimonia di commemorazione per il 2 novembre, la mattina alle 10 saranno apposte le corone di alloro per i caduti e per i bambini mai nati e poi il pomeriggio alle 16 ci sarà la messa all'interno del cimitero. Abbiamo predisposto quest'anno, anche il consigliere della Mura insomma, che si è impegnato a predisporre delle attività all'interno del cimitero di assistenza comunque alle persone, quindi tramite le associazioni. Abbiamo anche predisposto un servizio di assistenza esterna, quindi ci sarà anche l'ambulanza sia il primo che il 2. Approfittiamo perché quest'anno c'è questo servizio ecco, di navetta, quindi che sarà attivo in orario continuato, quindi dalla mattina fino alle 19 di sera, per cui si potrà comunque agevolmente andare al cimitero anche con una navetta e non con le auto, in modo da non accalcarci tutti.